Buongiorno a tutti, video spesa, il primo video spesa del 2023 a grande richiesta. Noi ci siamo visti stamattina in live, me l'avete chiesto anche stamattina e quindi siccome dopo pranzo sembrano dei gatti, in realtà sono i bambini qua che sul bancone stanno facendo merenda e mi stanno infastidendo apposta. Qui c'è una mia cuffietta che non dovrebbe stare qua dentro. Svuotiamo la spesa, questa è una spesa che ho prenotato stamattina sul sito di Aldi. Lo sapete, io faccio molti copia e incolla, quindi non sarà nulla di emozionante, però almeno passiamo una mezz'oretta insieme come facevamo l'anno scorso. È ora di riniziare con le sane abitudini del video spesa. Allora, olio vegetale, da Aldi non l'ho mai preso, mi serviva un olio vegetale perché mi piace averlo. E mi serve per cucinare, sì. Cosa? Ogni tanto se capita di fare qualche frittellina, allora uso l'olio vegetale. Non l'ho mai preso, c'era solo quello. I pancake a mano? Perché come si fanno i pancake? Se puoi fare le frittelle, puoi fare anche i pancake. Certo. Poi, questi sono buonissimi. Sono dei pita cracker, sono dei cracker un pochino più, leggermente più sottili, più croccanti, con un pochino di sale, ma poco, devo dire la verità, non eccessivamente salati come tante altre cose che compro solitamente. Sono eccezionali, tant'è che ne ho prese due confezioni, non è la prima volta. Li ho ordinati anche la settimana scorsa e sono finiti in un attimo. Poi, solita scorta di fruttine che vi faccio vedere sempre. Abbiamo apple and sweet potatoes. Abbiamo yogurt, mela banana e pesca. C'è mela banana e... No, pera, mirtilli e spinaci. Mela banana e mirtilli. Poi c'è... mele e carota. No! Io la odio quella. Poi c'è mela, banana, fragola e yogurt. C'era qualcos'altro. Questa ve l'ho già detta. Forse questa manca. Mela, banana, lampone con yogurt. No, hai appena mangiato lo yogurt. Scusa, non ti dovrà venire mal di pancia. E queste no, mi sa che ve le ho già fatte vedere tutte, perché ne prendo due di ciascuno e quindi abbiamo fatto. Poi per i bambini la mattina a colazione ho voluto provare questa confettura, questa marmellata, basso contenuto di zuccheri. Da Aldi c'è questo marchio, scusate, ho dovuto accendere la ring light perché oggi è buio. E non si sarebbe visto nulla. E c'è questo marchio che si chiama Simply Nature, che è il marchio organic che vendono da Aldi, ed è questa confettura di ciliegie. Quelle vere di ciliegie. E poi abbiamo anche il peanut butter, il burro d'arachidi, sempre di Simply Nature. Poi, siate fieri di me, ho preso quattro banane. Sono verdi ancora, ma ci mettono un secondo. Quattro banane, quattro, mi sono ricordata che le vendono a pezzo e non a peso. E quindi ne ho comprato quattro, che cercherò di appendere nel mio nuovo portafrutta che ho preso da Aldi. Che ho preso da Aldi la settimana scorsa, che ha si intravede qua, lo vedete qua, il gancetto. C'è il cesto e poi il gancetto per mettere le banane. Poi... pasta, Priano, ci troviamo molto bene. Se metti lì, possiamo parlarne dopo. Il bilancio, una bilancia è tipo una bilancia. Ma che? Rigatoni. Priano. Le penne. Poi pomodori cari come il fuoco, questi sono 255 grammi di pomodori ciliegini. Lasciamo stare, costano una barca di soldi. Le green lentils, le lenticchie che io sto prendendo sempre, questo oppure un altro marchio altrove mi pare, che facciamo almeno una volta alla settimana nella slow cooker, sono buonissime. Poi una confezione di tonno, ve l'ho detto tante volte, non mi piace, non è assolutamente
di mio gusto, il tonno che c'è qui, ne ho provati, ne sto provando tanti, quando trovo nuovo provo, l'ho preso sia in acqua, quindi al naturale, sia con l'olio, leggermente meglio con l'olio, ma lo usiamo comunque, nel senso non mi piace il sapore a crudo, lo usiamo cotto per fare una pasta, non è nulla di, non è il mio gusto. Però ogni tanto ci va la pasta col tonno, quindi così. Poi ho preso questo, che con i marchi di Aldi non c'entra niente, ma io da quando sono qui mi trovo benissimo con il marchio del Vaseline, della vaselina, e questa è la crema corpo che io uso per le mani. Io ogni sera faccio mani fino al gomito, mani braccia, non proprio tutte le sere, ma insomma anche piedi, gambe raramente, perché io sono una pigra, però i giorni subito dopo la ceretta li faccio sempre anche con questa. Allora, questa è con il burro di cacao, ma io sto finendo un'altra, quella gialla, non mi ricordo adesso la fragranza o comunque che cosa abbia quella gialla, non me lo ricordo. Di questo marrone avevo provato proprio la crema a mani, non riesco a trovare una crema a mani, ma voi mi direte, dovrei andare nei posti grandi. Solo che ultimamente è un sacco di tempo che non vado tipo da Target, forse anche al CVS, un sacco di tempo, faccio molta fatica. Infatti oggi l'ho trovata su Aldi, ho detto ma la prendo, perché tanto dell'altra ne ho un tantino così, è un'ottima crema, mi trovo veramente bene, e soprattutto per i costi che ha. E dicevo, di questa linea con la crema a mani mi ero trovata molto bene, mi era durata molto poco però, chiaramente. Poi ho ricomprato, sempre per pigrizia, c'era anche stavolta lo sconto di $1, l'ammorbidente della Downy, che dovrebbe essere il nostro Lenore. Questa è la freschezza d'aprile, c'è soltanto questo, su Aldi è disponibile soltanto questo. Devo dire che dura niente, cioè dura quanto ti dura, poi quant'è? Eleonora che è andata in bagno, scusa. 1,5 litri. Non è niente di, sono quasi 2 litri in realtà, 1,50 litri. Non è nulla di particolare, dovrò andare a ricomprare il boccione, mi era piaciuto molto, l'avevo preso da Target, un boccione grande di non mi ricordo il marchio, però comunque era un ammorbidente alla vaniglia. Costano molto, detersivi ammorbidenti sono molto costosi, però l'altro era durato veramente dei mesi. Questo in proporzione mi è durato niente. Poi insalata Spring Mix, questo è un sostituto di quello che avevo chiesto, perché da Aldi, quando voi ordinate la spesa, per alcune cose è possibile che siano quasi terminate, no? Quindi ti dice, guarda, è quasi fuori stock, scegli se avere il rimborso oppure se rimpiazzarlo con, scusate questo rumorino, è Tommaso che gioca con le biglie, se rimpiazzarlo con un'altra cosa, e quindi ogni volta tu scegli. Quando poi l'ha detto, fa la spesa, questa spesa è stata fatta immediatamente, io ho ordinato stamattina intorno alle 9, è stata preparata immediatamente, mano a mano ti mandano un SMS, ti dicono guarda questo l'ho rimborsato, approva o meno, questo lo sostituisco con questo, oppure se vuoi lo sostituiamo con quest'altro, insomma puoi messaggiare, comunicare con il tuo, con la persona, con l'addetto che sta facendo lo shopping per te. Quindi insomma puoi anche cambiare idea. Poi broccoli, che sono per le stesse cose, mandarini, con cui devo dire ci siamo trovati abbastanza bene, tiny and tasty, easy peel, cioè piccoli e saporiti, facili da pelare. Sedano, non ho mai comprato tanto sedano in vita mia da quando sono qua, ma lo troviamo molto buono, molto perché gradevole da mangiare, perché è molto più, ma io non lo trovo tanto dolce, lo trovo quasi più salatino, no, cioè molto più saporito. 2 zucchine, c'è qualcosa che devo aver sbagliato a comprare le zucchine. Poi ho preso le cotolette di pollo da tenere in freezer per le emergenze, i miei adoratissimi pot sticks, no, pot sticks? Stickers qui, sono dei ravioli. Poi
ho provato questi per i nani, ho preso questi sweet potato bites. Che cos'è? Sono delle crocchettine di patate dolci. Cosa? C'erano anche di broccoli e di cavoli e spinaci, li proverò. Costano sì. Un sacco di soldi. Quanto? Più di $5. Hanno queste forme, fan shapes, dinosauri e stelline. Sì. Sono degli snack, delle cose, vabbè. Poi surgelato ancora abbiamo i gamberi freschi, questa settimana non c'erano. Li ho già presi questi, li ho fatti scongelare naturalmente e poi li ho preparati. Credo che l'altra volta avessi fatto delle frittelline di gamberi che erano venute molto buone. Preferisco sempre quelli freschi, ovviamente. Però molto spesso sono sold out. Fagiolini tagliati, questi io li metto semplicemente in microonde così e quindi si cuociono a vapore e poi un po' di olio, sale e pepe e così ce li mangiamo, un po' duretti. Poi ravioli, era un bel po' che non li prendevo. I soliti ravioli di ricotta e spinaci con Tommaso, basta per favore. I soliti ricotta e spinaci con parmigiano e mozzarella. E sempre dell'Apriano ho preso anche i manicotti, li chiamano qua, i cannelloni ricotta e spinaci. Basta fare un sugo che io non ho perché non devo andare in un altro supermercato, penso andrò domani, per trovare la carta forno che non c'era da Aldi, non trovo più neanche la polpa di pomodoro, quindi dovrò andare in un supermercato con le grandi marche, insomma, passata di pomodoro o polpa di pomodoro che è più facile da trovare, scondita, quindi solo pomodoro, quello è il problema. E quindi per fare il sugo poi, quindi magari questi me li metto in freezer e ne ho prese due confezioni. Perché quando li facciamo mangiamo solo questi e tra una cosa e l'altra se ne vanno parecchi perché piacciono a tutti. Poi uno spreco esagerato di buste, perché quando prendi il pollo sta in una busta separata, quando prendi il pesce sta in una busta separata, prendi le uova stanno in una busta separata, le buste si sprecano, meno male che si riciclano. Pollo, il pesce sta in una busta separata, il salmone, che io faccio ormai, sta diventando una, che per farlo mangiare un pochino a loro, anziché fare il salmone, il trancio per tutti, lo mangeremo solo io e mio marito, ci faccio la pasta e quindi uno mi basta per tutti. Poi qui che cosa ho preso? Ho ripreso lo spezzatino che ho fatto nella slow cooker la settimana scorsa, questo stew meat di Black Angus, per fare lo stufato, insomma, è piaciuto a tutti, quindi lo rifarò con le patate. E poi ho preso degli hamburger che non prendevo da un po', sempre l'80-20 come mi ha insegnato Lucy. E arriviamo alle ultime tre buste, abbiamo un po' di porcheria, white cheddar, i puffs, quindi delle patatine puff al cheddar bianco. Poi, pane, ve l'ho mai detto che il pane ha una scadenza brevissima? Io prendo questo pane, che è un pane in cassetta confezionato, scade il 27 gennaio. Oggi è 18, 9 giorni. E non è che questo sia scaduto, cioè vecchio, è proprio così, qualsiasi tipo di pane che prenda. Due, questo scade il 23 addirittura, ma penso me li surgelerò, un pacco me lo surgelerò. I mini naan, che a noi risolvono, possono risolvere delle cene, questi li scaldo nel tostapane. Il naan è il pane indiano, non lo conoscete. Li scaldo nel tostapane, faccio una bag di spinaci al vapore come i fagiolini di prima, ci aggiungo la ricotta, sale e pepe, mischio, messo qua in mezzo. Fatta la cena.
Ne ho presi due. E poi abbiamo latticini, cose del frigo. Parmigiano, parmesan cheese, non parmigiano, string cheese, ricotta cheese, ricotta, che non mi piace per niente, ma mischiata insomma. La guacamole che piace a me, questa è molto buona con mais arrostito, fagioli neri e pomodoro, che è molto gradevole. Poi yogurt, che quindi hanno già mangiato gli altri due, mirtilli e fragole banana, gli altri due se li sono appena mangiati. Salmone affumicato, non lo mangio da un sacco di tempo, da prima delle vacanze. Mozzarella cheese, il cheddar, che non può mai mancare in casa, sia le fette che il blocchetto, il mattoncino di cheddar. Io prendo sempre il mild, che è quello delicato. Confezione di uova, confezione di uova. E infine abbiamo altre verdure. Sono riuscita finalmente a trovare del prezzemolo, Italian parsley. Il prezzemolo ora me lo frullo subito, me lo trito subito, me lo metto in freezer, perché non riuscivo in nessun modo a trovare del prezzemolo. Io in Italia lo compro pochissimo, quando lo compro poi me lo surgelo, mi mancava da matti il prezzemolo. Peperoni piccolini che prendo sempre da Aldi. I funghi, quindi di verdure abbiamo il sedano, i broccoli, l'insalata, poi cosa ho preso? I peperoni, i funghi, le zucchine. Sto cercando di fare un... non c'è molta scelta, quindi quello che c'è prendo. Mini cucumbers, mini cetriolini che io e Tommaso specialmente ci mangiamo con un po' di sale. Sempre! Le carotine ne ho ancora, cavolfiore. Mele Fuji. E blackberries, le more, che costano poco, costano $1.28. E quindi le ho prese. E abbiamo finito. Questa era la nostra spesa, poi ci rivedremo per le altre cose che prenderò nel supermercato con i marchi normali, insomma con i grandi marchi. Quindi ora mi segno la passata di pomodoro, mi segno la carta forno, c'è qualcos'altro, il latte, il succo d'arancia per la mattina, il latte non l'ho ripreso perché ce n'è ancora un po', Tommaso non lo sta bevendo quasi più, quindi non mi serve tanto. Vedo se troverò di nuovo la puff pastry, la pasta sfoglia, perché ne ho, è tipo roba del mercato nero, perché costa peso d'oro e non si trova mai quella fresca, e quindi quando la trovo mi faccio scorta in freezer. E basta, insomma, ci rivedremo poi per gli acquisti. E urge tantissimo comprare il dentifricio per i bambini, che stiamo centellinando le ultime dosi. E basta. Spero di rivedervi presto qui. Ci vediamo presto anche in live. Buona giornata. Voi vedrete questo video probabilmente di giovedì, durante la giornata di giovedì. Io sarò a scuola quando voi vedrete questo video. Ci vediamo presto. Un bacione grande. Ciao.